Diciamoci qualcosa di sinistra, anzi, poiché la compagine si è allargata, qualcosa di centrosinistra. Con questa precisazione di metodo, il PD Diamantese chiama a raccolta dirigenti ed attivisti dei partiti amici per cercare insieme parole, programmi e valori con cui rilanciare l'azione politica sul territorio. All'appello rispondono tanti cittadini di tutto il territorio cosentino che accettano il confronto con il segretario provinciale del PSI Gianni Papasso, con il capogruppo provinciale del PD Ernesto Magorno, con il consigliere e segretario provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà Mario Melfi, con il sindaco di Santa Maria del Cedro Pino Ulicino e il consigliere regionale d'Italia dei Valori Mimmo Talarico. Proprio quest'ultimo chiarisce la prima esigenza a cui occorre dare una risposta. Il punto è come ripartire, da dove ripartire per sconfiggere il berlusconismo, per sconfiggere questa destra che tanti danni sta facendo al paese. Una prima indicazione questa sera è venuta ed è chiara e condivisibile, cioè bisogna ripartire dal territorio, dagli interessi ovviamente generali di un determinato territorio e creare sempre e comunque il necessario collegamento tra un progetto di carattere generale sostenuto da un opportuno impianto valoriale. E poiché il centrosinistra ha già provato a convivere ai vari livelli di governo e spesso si è impantanato tra divisioni di metodo e di contenuto, occorre cercare i punti di sintonia e quelli di divergenza tra le diverse forze chiamate a collaborare. La compatibilità la si misura nelle cose, nella condivisione degli obiettivi, cioè si è compatibili se ad esempio si condivide l'idea che lo sviluppo non è illimitato per quanto riguarda l'uso del territorio, il consumo più in generale del suolo, si è compatibili se, diciamo, senza se e senza ma, ad esempio, che bisogna riconoscere i diritti dei lavoratori anche quando questi sono sottoposti a ricatti gravi, come è avvenuto con la Fiat a Torino. Si è compatibile, ad esempio, quando si dice no senza se e senza ma al nucleare. Ecco, la compatibilità, la condivisione, il progetto lo si costruisce sulle grandi questioni. Quindi ribaltando il percorso, partendo prima dal chiarirsi e poi dall'unirsi, si dovrebbe riuscire a mettere su la compagine o le compagini che ai vari livelli territoriali possano poi sconfiggere le destre. L'unico limite che bisogna porre è quello della illegalità e dell'immoralità. È chiaro che, insomma, non basta la condivisione di questi grandi obiettivi, bisogna farlo con persone che siano appunto moralmente compatibili con la legalità e con la moralità pubblica. Quindi non basta, come dire, il certificato di buona condotta, bisogna che i protagonisti della vita pubblica siano persone al di sopra di ogni sospetto e che siano in grado di introdurre la necessaria tensione ideale e naturalmente morale. Spesso devo dire che il centrosinistra ha ceduto proprio su questo punto ed ha perso. Nell'immediato occorre superare le divisioni e trovare un'intesa anche e soprattutto a scala locale, anche per l'imminenza della tornata elettorale amministrativa. Di qui l'imperativo, trovare le parole d'ordine su cui fondare le alleanze per il governo degli enti locali del Tirreno Cosentino. Difesa strenua e intransigente delle coste, ad esempio, affermazione della legalità sempre e comunque, valorizzazione delle aree interne e poi il massimo impegno per creare, come dire, opportunità di lavoro e di occupazione.